E santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria, nei cui cuori iniziamo sempre le nostre giornate e ingaggiamo la quotidiana battaglia contro l'impostura odierna, costi quel che costi. E ben ritrovati a questo nostro appuntamento quotidiano con la rubrica Santi e Caffè, che ormai ha un bacino di utenza di fedelissimi, di ultra. Ecco, allora oggi è il giovedì 25 febbraio. Oggi pomeriggio alle 18:45 andrà in onda, come ogni giovedì, l'ora santa. Uniamoci in preghiera perché siamo in Quaresima, è tempo di riscoperta del primato di Dio. Siamo ancora nella settimana delle tentazioni di Gesù nel deserto e ci prepariamo alla seconda domenica di Quaresima, che è quella della trasfigurazione. Ecco, la trasfigurazione noi la viviamo nella preghiera, c'è tutta una corrente teologica, spirituale, mistica della tradizione orientale che, come molti di voi sapete, mi conquista tanto ed è quella proprio orientale, bizantina, che vede proprio nel Tabor una metafora del cuore, della preghiera del cuore, della preghiera interiore. Quindi veramente la Quaresima per ciascuno di noi deve essere un tempo di riscoperta del primato di Dio, di verifica sincera e a volte anche dolorosa. Cioè, se per esempio uno, portiamo un esempio, decide, perché ha dei sintomi per cui sta male, di fare una diagnosi e scopre, poniamo, Dio non voglia, di avere un tumore, non può più far finta di nulla, deve curarsi, se non si cura muore. Ecco, la cura è necessaria. Quindi quando noi scopriamo di essere ammalati dinanzi a Dio con delle patologie che spiritualmente sono più dolorose, innanzitutto, e più perniciose di quelle fisiche, dobbiamo correre ai ripari, dobbiamo correre alla penitenza, dobbiamo correre alla conversione, dobbiamo correre alla preghiera e salire sul Tabor per incontrare Gesù. Ecco, questo lo raccomando vivamente, miei cari figlioli, perché questo tempo di Quaresima sia un tempo di conversione e di penitenza, di ritorno a Dio. Allora oggi ci sarà l'ora santa, vi invito tutti a prendere parte a questo momento di preghiera, anche se siete a casa, vi create, lo abbiamo detto tante volte, del resto il coronavirus ha gettato tutto il cattolicesimo in queste condizioni qui. Noi venivamo contestati per avere scelto questa via in ragione del fatto che non vogliamo avere a che fare con l'eresia, come insegna la Chiesa, e oggi, a causa del fatto che non vogliono avere a che fare col virus, di fatto sono tutti a casa ormai. Quindi il Signore ci ha messi tutti nello stesso calderone. Allora vi create il vostro angolino, la vostra cappellina e vi collegate con Radio Domina come foste nella cappella Domina Nostra, creando quell'atmosfera di preghiera e magari scavando le ginocchia come faceva, vi ricordate, ne parlavamo 2 giorni fa, San Pier Damiani. Ecco, e poi grazie per i numeri che sempre più sono significativi, nonostante le prove. Prevedo, dopo le cose annunciate ieri, che possa esserci un calo, ma questo non ci preoccupa, andiamo avanti per la nostra strada. Ieri, per una catechesi di tipo teologico, erano collegati, credo sia un record, credo sia qualcosa di decisivo che ci incoraggia, 1300 visualizzazioni in diretta. Questo veramente, da una parte rincuora, dall'altra scoraggia i nemici che hanno di che cantare e di che suonare, e vedremo alla fine il direttore d'orchestra che cosa deciderà. Ecco. Bene, allora oggi, 25 febbraio, voglio parlarvi di un santo sconosciuto. Sicuramente credo quasi nessuno di voi lo conosce, c'è qualcuno che si corregga del piccolo resto messicano e quindi forse sicuramente lì lo conoscono, ma qui no. Mi piace riscoprire queste figure sacerdotali sconosciute e canonizzate dalla Chiesa perché facciamo un errore a sottovalutarli. Talora sono più potenti nell'intercessione di quanto non lo siano Padre Pio e Sant'Antonio da Padova, per dirne una. Sono veramente santi tutti da riscoprire. Ieri, per esempio, parlavamo del come si chiama, Tommaso Maria Fusco. Oggi voglio parlarvi di un santo messicano, San Turibio Romo Gonzales, morto a 28 anni, martire. Siamo nell'epoca dei Cristeros,
Siamo nella stagione della persecuzione massonica del presidente Calles in Messico contro i cristiani, contro i cattolici, e in questo contesto abbiamo il martirio di questo giovane sacerdote. Se Jean-Pierre Théhen, ve lo ricordate, il sacerdote francese, muore in Cina a 30 anni, decapitato dai mandarini cinesi, San Turibio Romo Gonzales, canonizzato da Giovanni Paolo II, muore martire in Messico. E qui devo precisare innanzitutto una cosa. Abbiamo visto, miei cari figlioli, la storia dei martiri cinesi. Mi pare che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, se non piglio errore. Abbiamo fatto proprio l'elenco, quasi come in rassegna, dei nomi sconosciuti per lo più di questi gloriosi martiri. Io li sento molto vicini, sento che mi sorreggono e mi accompagnano appunto nel cammino che anche noi dobbiamo fare della iupomonè, della testimonianza, della fede, della perseveranza. E abbiamo visto questi 120 martiri cinesi. Ma mentre contestualmente in Cina si soffriva per questa persecuzione, a distanza di poco, dall'altra parte del pianeta, in Messico, nasceva una nuova frontiera anticattolica, quella del presidente messicano Calles. Dunque, questa persecuzione fece soffrire tanto il Papa Pio XI, quanto soffrì Pio X per quella in Cina, i santi pontefici che soffrivano per i cristiani perseguitati in giro per il mondo e che si sentivano partecipi in quanto padri del loro dolore, della loro afflizione, un martirio spirituale quello dei papi del Novecento senza precedenti. Ecco, allora, nel periodo che va dal 1926, sto inquadrando la condizione storica in cui muore questo sacerdote messicano santo, San Turibio Gonzales, di 28 anni, viene ucciso in Odium Fidei. Ecco, vorrei subito mostrarvi la foto. Questa non è però, grazie a Dio, un dipinto, è proprio una foto, perché siamo già negli anni 20 e quindi esiste già lo scatto fotografico. Guardate, vorrei dirvi che c'è, non ho il tempo di trattarlo, una fisionomica della santità, cioè gli occhi, l'espressione del volto. Ci sono tante cose che fanno capire quando Dio abita in un'anima. Questo è San Turibio, che è morto appunto martire, come ora vi racconterò, in Messico. Vi stavo dicendo che in Messico dal 1926 al 1929 si è avuta questa persecuzione dei cattolici che si organizzano col nome di Cristeros, e durante la presidenza di Calles, il numero dei preti in Messico passò da 4.500 a soli 334, immaginate voi. Cioè, nello spazio di 3 anni Calles riesce a decimare il numero dei preti in Messico. Nel frattempo, qualcuno me lo ha anche suggerito ed è vero, non dobbiamo dimenticare che anche in Spagna si svilupperà una potente e pesante campagna persecutoria nella famosa guerra civile di Spagna. Anche lì la Spagna piangerà i suoi martiri o celebrerà i suoi martiri. 4.000 preti circa furono uccisi, pensate un po', fioli cari, che roba, circa 4.000 preti sono stati uccisi. E così veramente uno si domanda questa furia. Da dove viene? Calles era veramente, io penso, dal diavolo. Vi ricordate che lo scrive padre Jean-Pierre Nain, prima di morire martire, scrive alla mamma: qui Satana ci perseguita. Lui parlava del governo, e questo, allora, tante volte dietro i governi o dentro certi governi c'è proprio Satana, e non c'è niente da fare. Calles aveva in odio il cattolico, secondo me era proprio posseduto dal diavolo. E diciamo che incoraggiò persino un attentato al quadro, questo lo dice tutto, della Madonna di Guadalupe. Cioè, la Madonna di Guadalupe subì un attentato da cui la salvò suo figlio, perché l'attentatore posò un mazzo di fiori dentro cui c'era una granata,
scoppiò e il crocifisso riuscì ad attenuare il colpo della scheggia che doveva distruggere la tilma di Juan Diego a Guadalupe, e quindi il quadro si è salvato miracolosamente. Ma sotto il governo di questo demonio, Calles, che fa una morte che non vi dico, morirà a 68 anni, protetto dagli Stati Uniti d'America, comunque sia, sotto il suo governo dal 1926 al 1934 muoiono 4.000 preti, vengono uccisi, trucidati, perseguitati e torturati. Nel 1935 Calles riesce a ottenere che 17 stati del Messico, sapete che il Messico ha un governo centrale ma è anche una terra, come possiamo dire, federale, ecco, non avevano neppure un prete nel loro territorio. Numerosi, come vi dicevo, furono i martiri che poi Giovanni Paolo II beatificò, e il Messico praticò in quel periodo lì ufficialmente una politica di ateismo di Stato come quello che era in vigore nell'Unione Comunista Sovietica. Ecco, dentro questo contesto allora di aperta persecuzione massonica, perché Calles era massone, si situa la storia di questo giovane prete, quanti angeli ci sono in cielo, questo giovane prete che si era offerto vittima, questo è importante da precisare. Qualche giorno prima, sembra anche qualche settimana prima del martirio, come ora racconteremo, scrisse: Signore, accetteresti il mio sangue che ti offro per la pace della Chiesa in Messico? Ecco, sembrerebbe proprio che il Signore abbia non solo gradito, ma direi ispirato questa preghiera di Sant'Uribio Romo Gonzales, perché di lì a pochi giorni viene fucilato, come ora vi racconterò. Ma trovo molto importante sottolineare il fatto che lui si sia offerto come vittima. Guardate, il sacerdote è un grande mistero, lo diceva il santo curato d'Ars. Purtroppo vediamo come ci si è ridotti, ma quando un sacerdote sta sempre come l'ape nell'alveare attorno a Gesù sacramentato, vive col Signore, ama il Signore, il sacerdote diventa un prodigio, no? Un prodigio di grazia. Se uno vede un sacerdote santo, un sacerdote pio, un sacerdote devoto, un sacerdote innamorato di Gesù, è sempre una visione più bella che vedere i cori angelici. Io penso quello, non so voi come la pensate, ma penso quello. E qui siamo in presenza di un sacerdote santo, pensate, così giovane si offre vittima. Questo può venire solo da Dio, non so se siete d'accordo. Il Signore sa qual è la nostra strada. Dio conosce dove andremo, come ci muoveremo e come si realizzerà la nostra vita. Sant'Uribio, questo giovane prete, mentre sta celebrando le prime comunioni dei suoi fanciulli, era parroco, scrive questa, al termine della messa, scrive questa frase, ve la rileggo: Signore, accetteresti il mio sangue che ti offro per la pace della Chiesa? E il Signore accoglie l'offerta della vita, l'immolazione di questo giovane prete, beato lui, in solo 28 anni ha conquistato la palma del martirio e la santità, e noi ancora stiamo qui a prendere botte che solo Dio lo sa. Ma voglio raccontarvi un po' brevemente come è arrivato Sant'Uribio. A proposito, guardate che, non so se è ancora così, ma negli anni passati, soprattutto quando fu canonizzato, si è sviluppato in Messico una vera e propria campagna febbrile, una sorta di psicosi positiva, santa, cioè i calciatori andavano lì alla tomba di Sant'Uribio, diventò veramente molto famoso in Messico, è molto amato Sant'Uribio Gonzales, è molto amato in Messico, ci tenevo a dirlo. Allora, vi dico subito che lui nasce a Sant'Ana de Guadalupe in Messico il 16 aprile del 1900. Vuole farsi prete, ma la famiglia è povera e lavora ai campi, e quindi i genitori non ne vogliono sentir parlare di permettergli di studiare, perché non ci sono i soldi. E allora che cosa accade? Accade che Dio non abbandona mai i suoi eletti. Pensate che cosa commovente. La sorella, che lo accompagnerà per tutta la vita, di nome Maria, testimone del martirio del fratello, la sorella
dice ai genitori: lavorerò io i campi a posto di Turibio, del fratello Turibio, e poi andrò anche a lavorare per pagargli gli studi. E quindi Turibio, grazie al sacrificio della sorella, pensate che storie, e io non so, guardate, veramente dobbiamo leggere e raccontare queste storie perché stiamo vivendo un tempo di imbarbarimento senza precedenti. E allora la sorella Maria, che cosa fa? Lavora i campi, al posto del fratello che è in seminario perché non si perda il lavoro. E nello stesso tempo va a lavorare altrove per raccogliere e racimolare soldi affinché egli, Turibio, il fratello, più piccolo, possa diventare sacerdote. Quindi la sorella mette da parte i soldi per gli studi del fratello. Finalmente diventa sacerdote e subito viene mandato nelle parrocchie. Pensate che è un record a quanto pare. Così giovane, prima del martirio, lui cambia quattro parrocchie. Il vescovo lo cambia in quattro diverse parrocchie. Nel 1927, un anno prima del martirio, già nel pieno della persecuzione religiosa e della rivolta dei Cristeros, diventa parroco a Tequila, dove avverrà il suo martirio. Tequila è questa cittadina, il nome è simpatico, no? Tequila Bum Bum. Ecco, Tequila, questo piccolo centro nell'entroterra messicano, e subito innamora i fedeli dell'Eucaristia. Cosa volete? La storia dei preti santi, indipendentemente da ciò che fondano, ha una sostanza: spingono all'amore per Gesù, spingono all'amore per la Madonna. La parrocchia cambia volto con lui. Praticamente, pur così giovane, si dedica come un piccolo curato d'ars al bene della parrocchia. E soprattutto dei poveri, perché è una parrocchia povera, e i testimoni raccontano che aveva un grande amore per l'Eucaristia, una spiritualità forte, ma soprattutto la gente lo ricordava per la sua intensa vita di preghiera. Lo trovavano spesso, quando non andava in giro ad amministrare i sacramenti, lo trovavano spesso ai piedi del tabernacolo. Della sua vita interiore, così breve, muore a 28 anni, non sappiamo molto. Muore il 25 febbraio del 1928, come oggi, è il giorno del suo martirio. Giovanni Paolo II lo canonizzerà con una grande festa dei messicani a Piazza San Pietro. Della sua spiritualità non sappiamo molto, ma abbiamo due testimonianze. La prima ve l'ho già detta: qualche settimana prima del martirio, dopo aver celebrato le prime comunioni in parrocchia, scrive in un suo foglietto: Gesù, accetteresti il mio sangue per la pace del Messico? E quindi si offre come vittima. Lo chiede a Gesù con una maniera quasi quasi commovente. Non fa quell'atto eroico, solenne, cattedratico, ieratico, ma quasi quasi come un bambino intimidito che però sa che sta chiedendo qualcosa di grande. Gesù ha anche questa confidenza. È bello quando un sacerdote lascia emergere nel parlare, nel predicare, nel catechizzare, nell'annunciare la fede, lascia emergere un grado di intimità con Gesù, e cioè che Gesù non è qualcuno lontano per lui, ma Gesù vive lui nel cuore di un prete. Quando nel cuore di un prete c'è Gesù, tutto il resto non importa. Ecco, e lui soffrì molto, San Turibio, il santo di cui stiamo parlando, messicano. Onore ai martiri messicani, come onore ai martiri cinesi. La Chiesa del nostro tempo ce la farà, in unione con Papa Benedetto, ce la farà. Un messaggio che voglio lanciarvi: infischiamocene dei venti di bufera, ce la farà perché c'è il sangue, il tributo dei martiri. Vi dicevo, lui soffrì molto quando la Madonna di Guadalupe si avviò una campagna diffamatoria, denigratoria, ironica nei confronti della Madonna di Guadalupe. Non si tocchi la Madonna di Guadalupe ai messicani. I Cristeros la tenevano negli stendardi, la Madonna di Guadalupe. Forse il beniamino in assoluto dei Cristeros rimane José Sánchez del Río,
quel fanciullo dodicenne, martire, che gli spellano vivi i piedi, la pelle dei piedi, lo costringono a scavarsi la fossa e poi lo uccidono e lui muore dicendo viva Cristo Re, la Madonna di Guadalupe. In America Latina il culto, la devozione ai Cristeros è diffusa, ma particolarmente è diffusa quella a José Sánchez del Rio, perché quando sono stato in Argentina, a Buenos Aires, nella cattedrale, mi sono accorto con mio enorme stupore, ma anche con gioia, che nella cappella, nella navata di sinistra, in fondo alla navata di sinistra, praticamente vicino al tabernacolo, c'è una statua di José Sánchez del Rio, il fanciullo messicano che è divenuto un po' il simbolo. E morivano cantando alla Madonna di Guadalupe, morivano invocando la Madonna di Guadalupe. Ecco, chissà noi preti oggi come moriremmo. Forse cantando le canzoni di Madonna. No, lo dico per un mio amico prete, molto amico, che anziché farsi fotografare, poniamo davanti alla Madonna di Guadalupe, alla grotta di Lourdes, in passato postava foto a Hollywood, ecco, o a Las Vegas, o con le aragoste in giacca e mutande. Ecco, questo per dire, e poi si fanno paladini, loro, ci mancherebbe altro. Lo saluto con affetto, lui che si fotografa con la scritta Hollywood alle spalle. E sì, certo, perché un prete, soprattutto uno come lui che è parroco, parroco santo, ha bisogno di ritemprare lo spirito per poi tornare caricato e dare ai fedeli tutto l'amore di Dio che è andato a raccogliere a Hollywood. Scherzi, mica a Guadalupe, questo non andrà mai a Guadalupe, scherzi, quello è per i fanatici come Don Minutella, il suo confratello di antica diciamo formazione seminaristica. E Lourdes, Guadalupe sono ad uso dei preti malati di mente e falliti come Don Minutella, come il compagno Minutella. Ma invece un prete moderno, un prete disinvolto, un prete alla moda può mai farsi una foto con la Madonna di Guadalupe alle spalle? Ma scherzate? Deve farsi una foto avendo alle spalle la scritta lì proprio a Los Angeles Hollywood, così quando torna in parrocchia in riva al mare può consegnare ai fedeli tutto il carico di fede e di devozione che lui ha raccolto andando lì. Ecco, questo per dirvi. E torniamo a Santuribio. Santuribio, uno risponde a dovere con i contenuti, non con le offese. Come vedete, io non gli sto dicendo matto, pazzo, fallito, sto dicendo te ne sei andato a farti la foto a Hollywood anziché andare a pregare a Lourdes e darti alla vita d'interiore. Torniamo alla storia di Santuribio Gonzales. Lui. Quindi due cose vi dicevo. La prima, scrive che si offre come vittima a Gesù, ma nel cuore di un sacerdote innamorato del Signore questi slanci di donazione possono senz'altro albergare. Ma c'è un'altra cosa che poi si è scoperta dopo la morte, l'ha rivelata la sorella. Il giorno dell'ordinazione sacerdotale, ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto, adesso capirete perché, lui aveva scritto in un foglietto a Gesù che così, non lasciarmi Gesù un solo giorno senza Eucaristia. E il Signore l'ha accontentato, non lasciarmi un solo giorno senza Eucaristia. Bene, veniamo adesso al racconto drammatico del martirio. Nella città di Tequila arrivano le truppe massoniche al soldo del presidente Calles. In paese si fa un gran parlare di padre Turibio, è un sacerdote giovane, come viene segnalato, ma pericoloso perché spinge i fedeli ad una resistenza contro il governo massonico anticattolico. E così, all'alba del 25 febbraio 1928, come oggi, dopo una notte trascorsa a sistemare i registri parrocchiali, viene svegliato, perché diciamo nelle prime ore dell'alba si era addormentato, viene svegliato da un gruppo armato che fa irruzione nella casa che lo ospita ed è guidato da un contadino parrocchiano. C'è sempre il Giuda Iscariota di turno, c'è niente da fare. Chissà se poi questi si salvano l'anima, speriamo. E lui ad indicarlo agli altri, questo è il prete.
Nella risposta di padre Turibio di fronte ai mitra spianati non c'è nulla di eroico, anzi c'è qualcosa di persino commovente. Dice: sì, sono il prete, ma non uccidermi. E invece lo crivellano di colpi. La sorella Maria raccoglie tra le lacrime il suo ultimo respiro. Era riuscito ad alzarsi appena in tempo, crivellato di colpi per tentare di scappare, ma di spalle viene raggiunto da altri colpi che lo finiscono. Su una barella improvvisata il corpo del povero martire viene portato in piazza ed esposto all'oscenità degli assassini che infieriscono. Lì c'è proprio il diavolo, non c'è niente da fare. Fiori cari, c'è da prepararsi a tutto. Guardate, quando in certe strutture di governo, in certe strutture di potere entra Satana, poi trova praticamente i miliziani che sanno fare di tutto. E infieriscono sul cadavere del povero giovane prete, 28 anni, che però si era offerto come vittima. Ma i parrocchiani si ribellano a costo della vita, scappano i miliziani, loro raccolgono il corpo, gli danno degna sepoltura, all'indomani ci sono i funerali, si è già parlato allora di canonizzazione popolare. E sulla sua tomba accadono miracoli, a lui ricorrevano soprattutto i malati di tumore, le donne desiderose di un figlio, gli emigranti, alla sua tomba cominciavano ad accorrere anche i VIP, i calciatori, contagiati da quello che i media messicani hanno definito la toribiomania. La toribiomania, soprattutto dopo la canonizzazione avvenuta il 21 maggio 2000. Nel 2000 Giovanni Paolo II ha reso un omaggio ai martiri sparsi per il mondo, ha canonizzato i martiri cinesi, ha canonizzato i martiri messicani. Gesù, vorresti accettare il mio sangue per la pace del Messico? Gesù ha accettato la pace, la vita del martire messicano, e così egli è morto martire e noi oggi lo invochiamo, soprattutto perché è giovedì ed è il giorno di preghiera per i sacerdoti. Ecco, aveva detto Gesù: non lasciarmi un solo giorno senza messa. Eccolo qui, Santoribio Romo Gonzales, martire il 25 febbraio del 1928 sotto i colpi del regime massonico anticristiano del Messico. Possa egli dal cielo intercedere per tutti noi. Bene, miei cari, ho concluso. Adesso c'è spazio per le telefonate. Il numero telefonico lo trovate in sovrimpressione, 349-410-1638. C'è già la prima telefonata. Pronto? Pronto e buongiorno, padre. E sia lodato Gesù Cristo. E sempre sia lodato. Io le volevo, se possibile, chiedere avrei una richiesta. Prego. Potrebbe per favore benedirci il rosario? Certo. Perché non saprei proprio dove andare. L'ultimo video che ha fatto, il padre risponde, gliel'aveva chiesto un nostro suo amico, ma purtroppo lei si è dimenticato di farlo. Capita, capita. Allora adesso al termine della trasmissione faccio proprio la benedizione sui rosari, va bene? Grazie, grazie. Ci mancherebbe, grazie. È dovere, ci mancherebbe. Sono io che dico grazie a te perché mi permetti di far bene la mia professione. Ecco, ci sono dei video che esistono sul Santo Turibio Romo Gonzales, però sono in lingua spagnola. Li trovo molto ben fatti, lo spagnolo si capisce facilmente, li trovate su YouTube, cliccate proprio Santoribio Romo Gonzales e trovate proprio una specie di filmato molto, molto significativo. Pronto? Pronto, sì, si è lodato Gesù Cristo, sempre. Sono Lucia. Ecco Lucia, sempre si è lodato. Sì, sono totale, oltre su tutto e arriverà in fondo ai trionfi il cuore immacolato di Maria. Ti volevo dire una cosa. Io, quando tu dici dell'adorazione eucaristica, no? Sì. Io la guardo in cucina, però ti fa un torto, perché siccome sono il mio marito, non voglio rompere certo, il peccato, certo. La guardo dopo cena. Certo. Un po' mio peccato. No, ti rispondo per telefono, cara Lucia. Voglio tanto bene. Ciao. Grazie, Dio ti benedica. Ciao, Lucia. No, certamente, se ci sono incombenze familiari, come quella di cucinare, cenare, stare con la famiglia, ci mancherebbe altro. Grazie a Dio, poi dopo si può anche seguire in differita, non c'è nessun problema se si è impediti a seguirla in diretta, ci mancherebbe altro. Ecco, potete tranquillamente seguire i momenti di preghiera anche in differita quando siete impediti lì per lì. Grazie a Dio, su Facebook poi li ritrovate facilmente. Pronto? Buongiorno Don Alessandro. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato, sono Lucia dalla provincia di Chieti. Prego, Lucia. Allora, amabilissimo padre, io vorrei tornare, se possibile, alla sua intervista di qualche giorno fa su Vox Italia. Sì, certo. E ci tenevo a dirle innanzitutto che ogni volta che lei partecipa a questi confronti appare in maniera cristallina, limpida, la sua anima, il suo cuore di pastore, la sua umiltà. E la fermezza comunque della fede e di ciò che lei sostiene, che dice, così come appare limpida, allo stesso tempo la durezza di alcuni cuori e a volte anche un po' di superbia di alcuni interlocutori. Ma io ci tenevo a dirle che lei ha quest'aurea davvero cristallina, padre, limpida, e porta con sé in ogni sua parola sempre l'amore di Cristo e questo riesce a trasmetterlo. E un'altra cosa che volevo dirle, se mi permette, è che Prego. io non riesco a spiegarmi perché lei, padre, indica a tutti la luna e tutti si fermano a guardare il dito e non la luna e non guardano a ciò che lei indica. Lei porta il nocciolo della questione e tutti in maniera misera glissano, non rispondono, evitano. Io mi sto chiedendo, ma questo codice di diritto canonico ha un ruolo, ha una sua funzione, serve? O è un ricettario nel quale ognuno prende il quanto basta ciò che serve? Io non riesco a spiegarmi il perché non ci si incentri sul nocciolo della questione, sul vero aspetto portante di tutto quello che sta succedendo. E inoltre il professor D'Amico ha sostenuto alla fine che la messa di San Pio V era una messa libera per definizione, che diciamo, imponeva la doverosità, dice, di essere celebrata e anatema solenne per chiunque l'avesse modificata anche in minima parte. Allora io non mi riesco a spiegare come mai Padre Pio ha dovuto chiedere, pregare di essere dispensato dal celebrare questo Certo. tipo di messa, o perché voi sacerdoti dovevate chiedere il permesso ai vescovi, o Certo, perché Monsignor Lefebvre ha dovuto subire questo martirio. Allora, se era così semplice, perché dobbiamo ringraziare lui per aver mantenuto nel cuore, averci donato ancora questa messa? Io questo non me lo spiego, però Lucia, grazie. È veramente, di Dio ti nulla, benedica padre. con tutto il Grazie. cuore, con tutto il cuore. No, è così, hai proprio ragione. Io appunto indico la luna e tutti guardano il dito. Infatti la campagna diffamatoria sul sottoscritto credo sia, per la sua consistenza, abbastanza rara negli ultimi anni. Come uomo di chiesa subisco una persecuzione mediatica, d'immagine, d'onore, senza precedenti, a mio avviso, senza precedenti. E questo perché sono l'unico che urla la verità in faccia a tutti, senza paura, anelando quasi all'immolazione totale, perché so che dico la verità e chi dice la verità è nella luce, è con Cristo. Io sono con Gesù Cristo, sto con Lui e Lui è con me perché io dico la verità. Il Papa è Benedetto XVI, che si è dimesso perché è costretto, non ha consegnato il munus, resta il Papa regnante e quindi da questo punto di vista purtroppo bisogna pazientare. E poi quello che te dice a proposito delle dichiarazioni del professor D'Amico sono inaccettabili, dichiarazioni del tipo Benedetto XVI ha posto delle condizioni, ma guardate, è come offrire il caffè e gettarlo in faccia perché non è venuto lungo come io lo desideravo. Intanto te dici grazie per il caffè perché te lo offro, poi se lo volevi stretto, al limite, se sei educato non dici nulla, se sei cafone lo fai presente. Ma se sei barbaro, addirittura rifiuti pure il caffè. Mi spiego? Non so se siete d'accordo. Ripeto l'immagine, poi ognuno tragga le ricadute. Allora, Benedetto XVI offre il caffè. Questo caffè non viene preso perché lo gradiscono stretto piuttosto che lungo o della marca X piuttosto che della marca Y. Però anziché star zitti e berlo come buona creanza domanda, fanno i cafoni perché lo respingono, perché lo sottolineano, scusate, e poi diventano anche barbari perché non lo bevono proprio. È quello che è accaduto quando Benedetto XVI ha teso la mano perché lui da papa e da padre voleva
veramente ricomporre il dissidio con l'arcipelago tradizionalista che nel frattempo è scaduto nella peggior forma di orgoglio intellettuale e quindi Benedetto ha teso le mani e ha ricevuto sputi in faccia. Questa è la verità e lo abbiamo visto fino a qualche giorno fa sentir dire che Benedetto XVI è un modernista, che è la stessa cosa di Bergoglio, che sì, allora, però di fatto poi alla domanda centrale che io ho posta, come avete visto, non ha risposto. Se Benedetto è come Bergoglio, come mai l'amministrazione Obama-Clinton l'ha perseguitato e l'ha costretto, come tutti è risaputo, alle dimissioni? Non ha risposto alle domande. Poi ci può solo essere, anche lì, come altrove, sembra che il diavolo renda facile questa campagna di diffamazione e di persecuzione dell'immagine e della moralità e della dignità del Don Minutella che vi sta parlando. L'ultima telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno Don Minutella, siano dato Gesù Sempre Cristo. sia lodato. Sono Maria Carmen da Milano. Prego. Senta, io niente, volevo dirle un paio di cose, però in questo momento intanto volevo comunque, cioè, ho sentito la sua dichiarazione di ieri con Don Enrico, che comunque ringrazio lo stesso, Certo, perché comunque è un ottimo, certo. bravissimo sacerdote. Chi crea divisioni, lo sappiamo benissimo, è il diavolo, però noi siamo sempre affezionati a lei, anche Don Enrico, ci mancherebbe altro. E, ecco, io una cosa volevo dirle, è una riflessione che ho fatto ieri guardando un film, mentre ascoltavo lei, e poi ho visto questo film, si chiamava Un sacchetto di biglie, parlava di un bambino ebreo che è stato salvato 2 volte da 2 sacerdoti. Allora io mi chiedo questo, adesso ci sarebbero ancora questi sacerdoti che salvano i bambini se non sono in grado di seguire, di stare dietro alla parola di Cristo e a quello che ha detto Dio, quando trovano così tanta difficoltà in questa cosa, no? Cioè, sarebbero ancora così eroici ora questi sacerdoti, visto che mi pare che non siano in grado di seguire quello che ha detto Gesù Certo. praticamente. Ecco, questo è, quindi la ringrazio, Niente, ci ringrazio. mancherebbe. Santa giornata, sia lodato Gesù Cristo. No, credo che qui mettiamo il dito, nella piaga. Voglio dire che il problema serio pastoralmente è una frattura, forse insanabile, che si è creata a partire dagli anni 90 e soprattutto poi, negli ultimi anni di questo 2000, di questo nuovo millennio, con la piaga della pedofilia. Guardate, io mi ricordo, sono prete da quasi 22 anni e sono stato parroco in tre diverse parrocchie. La seconda non era una parrocchia, era una cappella, sebbene avesse il titolo di parrocchia, ma la prima e la terza sono state vere e proprie parrocchie periferiche molto popolari, Bocca di Falco e Romagnolo, San Gregorio Papa e San Giovanni Bosco, le parrocchie. Ebbene, io mi ricordo, che a Bocca di Falco nei primi anni 2000 e ancora avevo uno stile libero, disinvolto coi fanciulli, avevo creato l'oratorio, li confessavo nel mio ufficio, stavo qualche volta a parlare con loro da solo. Quando è scoppiata la piaga pedofila, io ho cambiato, purtroppo ho dovuto cambiare strategia perché non voglio e non volevo avere grane. E quindi ho cominciato a confessarli in chiesa davanti alla gente. Non ho voluto più che stessero troppo a lungo in sacrestia, quando sappiamo molto bene che la maggior parte delle vocazioni, ci dispiace far sentire male i modernisti perché si sentiranno male per quello che sto per dire, ma le più belle e sante vocazioni sono nate in sacrestia, sono nate tra il turibolo, tra l'incenso e le candele. È inutile che facciamo lì a discutere. Non abbiamo nulla da discutere. Le vocazioni più sante nella Chiesa e più numerose sono nate tra l'altare e il vestibolo, starebbe per dire il Salmo, la Scrittura, e tra l'incenso e le candele. Questo lo dico per esperienza personale. Il milieu, diciamo così, è la parrocchia.
la parrocchia sotto casa, dove il fanciullo appena finisce, parlo per esperienza anche personale, di fare i compiti, non vede l'ora al suono delle campane di scendere, soprattutto nei periodi più belli di una parrocchia. Io parlo del sud, ma credo che sia stato così negli anni passati in tutta Italia, al suono delle campane non vedevo l'ora di scendere, soprattutto in certi periodi come la novena dell'Immacolata, la novena di Natale, le celebrazioni natalizie, poi tutto il tempo di Quaresima, la Pasqua, e poi arrivava anche la Madonna di Ferragosto. Quindi diciamo c'era sempre una cosa molto bella per cui i bambini, e invece con il problema della la piaga della pedofilia, che secondo me non è più tenuta in considerazione come dovrebbe, con la piaga della pedofilia si è creato questo problema qui molto grosso, di diffidenza della gente a consegnare i propri fanciulli al prete, non si sa mai se è pedofilo, è una piaga diabolica. Davanti a Dio, questi preti che hanno abusato dei fanciulli col loro potere sacro, se non si pentono seriamente, vanno in inferno. Come Gesù dice, se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. È meglio per te entrare nella vita con un solo occhio che con tutte e due finire nella gente. Ecco, bene miei cari, allora concludiamo qui la nostra rubrica mattutina, vi aspetto per tutti gli altri appuntamenti della giornata. Intanto vorrei ringraziare il caro Gerardo Carnimeo di Bari, che ci ha fatto pervenire un ottimo treppiedi per le dirette su Facebook, su YouTube. Grazie caro Gerardo Carnimeo per questo dono così prezioso che ci hai fatto, e benedico le corone del rosario che avete in mano, ecco, per intercessione Beate Virginis Marie, ma anche del santo martire così giovane, così questo prete così giovane, Santuribio Gonzales, benedicat omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ecco, siete benedetti voi, sono benedetti i rosari, e vi aspetto per tutti gli altri appuntamenti della giornata. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.